Grazie Presidente per avermi dato la parola. Voglio ricordare un grande campione sportivo. Migliaia di persone lo scorso 2 gennaio sono salite a Castellania per ricordare e rendere omaggio ad un mito dello sport ciclistico, il mito del ciclista italiano più famoso, il campionissimo che in corsa si involava agile e solitario verso il traguardo. I tanti che lo seguivano per le strade o che ascoltavano alla radio il racconto delle sue imprese si inebriavano di gioia e di entusiasmo. Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome Fausto Coppi fu una frase mitica della radio di allora. Poi il 2 di gennaio di 50 anni fa l'Airone chiuse le ali e si involò verso la leggenda, una leggenda che continua ancora oggi. Una leggenda di un campione ciclista che inorgoglì l'Italia di allora per le sue imprese sportive. Una Italia che usciva da una dittatura e da una guerra persa, un popolo in ginocchio che aveva tutto contro e tutto perso salvo la propria dignità, la speranza e la volontà di rialzarsi e di ricostruirsi. Le parole di Alcide De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi testimoniavano quella situazione quando disse che sentiva, al di là della personale cortesia dei delegati, che tutto era contro di lui e contro il paese che rappresentava. Per risollevarsi era necessaria tanta volontà, tanta concordia e tanta fatica. E anche le imprese sportive di Fausto Coppi e del suo grande rivale Gino Bartali, per la popolarità del ciclismo di allora, contribuirono a dare coraggio alle speranze e ai sogni di tanti italiani per una rapida ricostruzione. Coppi vinse tutto quello che c'era da vincere, Giri d'Italia, Tour classiche in linea, primato dell'ora al Vigorelli di Milano, campionato del mondo, eccetera, eccetera. Indomabile in gara e anche nella vita, anche contro un destino matrigno che mise a dura prova il suo carattere schivo e taciturno, ma certamente forte. Un destino che lo inseguì fino a raggiungerlo ed ebbe il sopravvento in quel tragico 2 gennaio 1960, quando si spense all'ospedale di Tortona per una malattia contratta in Africa. Tortona, una città che lo ha sempre amato e che ha gioito per i suoi trionfi. E io ricordo in quel 2 gennaio di 50 anni fa l'immensa tristezza di tutta una città, che era la tristezza di un intero paese per la tragica fine di un campione che aveva dato tanto prestigio sportivo all'Italia. Ricordare qui il campionissimo, il suo mito, la sua volontà di superare le avversità, il coraggio delle sue imprese sportive in quell'Italia di allora, che con la fatica e l'impegno di tutti riuscì a rialzarsi e a ricostruirsi, penso che faccia bene anche all'Italia di oggi e a tutti noi. Grazie Presidente. Grazie onorevole Pianetta. Annunzio della nomina di una commissione di indagine ai sensi dell'articolo 58 del regolamento. Comunico che l'onorevole Renato Farina, intervenendo in assemblea nella seduta dell'11 dicembre 2009 e successivamente con lettera del 16 dicembre 2009, ha chiesto ai sensi dell'articolo